Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Diamante Lucente. Nello scorso episodio ho attraversato il percorso alternativo che non ho fatto l'altra volta per arrivare a Pratopoli e ho anche visitato il giardino trofeo e la villa quindi del signor Grallotto. Oggi si fa ovviamente la palestra di Ferruccio, quindi ci sarà da divertirsi, ma prima una capatina alla biblioteca di Canalipoli. Nello scorso episodio, cioè quello di ieri, ho letto un solo libro, ma oggi ho intenzione di leggerli tutti. In realtà c'è anche un libro qui sotto che bisogna leggere, per completismo. Eccolo qua, iniziamo da questo. C'è un libro intitolato La leggenda del mare, non ci vorrà molto, eh? Originariamente scritto con antichi caratteri, è stato scoperto e decifrato di recente. Vuoi leggerlo? Beh certo. In tempi lontani, nel mare orientale, c'era un Pokémon conosciuto come il Principe. Un valoroso essere umano chiese agli altri Pokémon che vivevano nel mare di poterlo incontrare. Un Mantec, un Weasel e un Quillfish dai grossi aculei riconobbero il valore dell'essere umano e si unirono a lui. Il gruppo salpò su una barca al tramonto, varcando i cancelli del mare che si ergevano sulle onde. Giuntagli notizia dell'imminente visita, il principe si recò alla cavità marina, dove avrebbe incontrato il valoroso essere umano. E qui non c'è molto altro da leggere. Diciamo che quello è il massimo che si può leggere da quel libro. Quindi, andiamo sopra e continuiamo. Il folklore di Sinnoh, leggiamo. Questa è una delle filastrocche più diffuse nella nostra regione. Non t'arrabbiare, o vedrai, arriverà. Non esser triste, o si avvicinerà. Sai cosa fare per essere felice? Ciò che ti allieta e ciò che ti piace. Fai come ho detto, vedrai, è la verità, e così per sempre ti proteggerà. Chi è che si avvicinerà? Giratina? E chi è che proteggerà? Secondo il culto di Sinnoh, il Pokémon che vediamo ai Vopoli, la statua del Pokémon che vediamo ai Vopoli, è il creatore della regione di Sinnoh. E non è sbagliato in effetti, perché uno dice, ma come? È Arceus che ha creato tutto, e quindi anche Sinnoh. Sì, ma in realtà sono stati Dialga e Palkia che hanno plasmato tempo e spazio. E i tre Pokémon dei laghi, ma ci arriviamo. Mitologie della regione di Sinnoh, leggiamo. In tempi remoti, agli albori della civiltà nella regione di Sinnoh, Pokémon ed esseri umani conducevano vite separate. Tuttavia, ciò non impedì la nascita e lo sviluppo di un sistema di sostegno reciproco, basato principalmente sullo scambio di beni materiali. Si narra che a un certo punto un Pokémon fece agli altri una proposta, chiese loro di iniziare a mostrarsi di fronte agli umani, così da potergli essere sempre d'aiuto. È da allora che noi umani abbiamo iniziato a incontrare i Pokémon ogni qualvolta ci avventuriamo nell'erba alta. Quindi diciamo che i Pokémon sono nell'erba alta perché non hanno paura degli umani, però se sono impauriti alcuni possono attaccare. Diciamo che quelli che sono nell'erba alta stanno con la famiglia, tra virgolette. Però se si impauriscono attaccano l'umano. Leggiamo comunque i miti di Sinnoh. C'erano una volta tre Pokémon che nuotavano nei laghi e andavano giù e ancora più giù, senza mai respirare, immersi nell'acqua, sempre più giù. Scesero molto in profondità, non senza fatica, fino a raggiungere il fondo del lago. Poi risalirono portando con sé qualcosa di incredibilmente prezioso. Il potere straordinario di creare nuove terre. È chiaro quello che ho detto prima, no? Il mito di Rupepoli, leggiamo. Oddio questa, ragazzi, questa è bella. Un giovane stolto e inesperto entrò in possesso di una spada. Con questa si abbatteva sui Pokémon, di cui si nutriva senza alcun rimorso. Quelli che non mangiava li gettava, senza alcun ripensamento. L'anno successivo non apparve più nessun Pokémon e le riserve finirono. Il giovane vagò alla ricerca di Pokémon. Cercò e cercò, raggiungendo terre lontane, finché un giorno non ne trovò uno. Chiese allora, «Perché vi nascondete?» Il Pokémon rispose quietamente, «Se continui a girare con la spada e a farci del male, ci difenderemo con zanne e artigli. A pagarne le conseguenze sarà la tua specie, perché così deve essere. Questo deve essere fatto a nostra difesa e per questo ti chiedo scusa», concluse. Il giovane urlò al cielo il suo sgomento. «Ho trovato questa spada, ma ho perso molto di più. Accecato dal potere e con la pancia piena, non ho capito che i Pokémon si stavano estinguendo. Non cederò mai più agli istinti. Abbandono qui questa rea spada.
Invoco il vostro perdono perché sono stato stolto e sciocco. Così dicendo, il giovane scagliò la spada a terra, distruggendola in mille pezzi. Avendo visto ciò, il Pokémon se ne andò, scomparendo dalla vista del giovane. Ora! È chiaro che gli esseri umani mangiassero nell'antichità i Pokémon. O meglio, l'essere umano che ha trovato la spada uccideva i Pokémon e ne mangiava. Leggende Pokémon Arceus. È la prima volta che i Pokémon entrano in contatto con gli esseri umani per davvero. E il fatto che un essere umano potesse comunicare con un Pokémon vuol dire che o quel Pokémon era un Pokémon speciale, tipo Mew che può comunicare telepaticamente, oppure ancora più accreditata la storia che vede gli umani e i Pokémon essere un essere unico una volta che poi si scisse. Secondo me però il fatto che il Pokémon... Lui disse che i Pokémon si stavano estinguendo, quindi che lui stesse uccidendo la creatura primordiale e per questo riusciva a comunicare con i Pokémon. Quindi sta facendo estinguere la creatura primordiale, la creatura che poteva diventare sia Pokémon che essere umano. Continuiamo a leggere. La Genesi. Il principio era il caos, vorticante e tumultuoso, finché al centro del caos, nel turbinio continuo del tutto, non comparve un uovo. Poi riuscito dal vortice, l'uovo diede vita all'essere originario. L'essere originario a sua volta generò altri due esseri, e fu così che il tempo cominciò a scorrere, e lo spazio a espandersi. E infine, altre tre nuove vite scaturirono dal corpo dell'essere originario. Quindi qui è canonico che Arceus aveva una forma diversa all'inizio dei tempi. I due esseri espressero un desiderio, e da loro nacque la materia. Le tre nuove vite espressero un desiderio, e da loro nacque lo spirito. Al termine della creazione, la creatura originaria cadde in un sonno profondo. Si riposò. Non vi sembra però che manchi qualcuno qui all'appello? Non se ne parla, strano. Un mito agghiacciante. Non guardare negli occhi quel Pokémon. In un istante non saprai più chi sei. Tornare a casa. Ma come, se non riesci a ricordare più niente? Non toccare il corpo di quel Pokémon. Nel giro di 3 giorni non sarai più in grado di provare emozioni. Ma soprattutto, non ferire quel Pokémon. Entro il 7° giorno non potrai più muovere un muscolo e non ci sarà più niente da fare. E ora si spiega quello che vi stavo dicendo prima di quel ragazzo che trovò la spada, che uccise Pokémon e che ne mangiò e che riuscì a parlare con un Pokémon, e il fatto che ha detto che si stessero estinguendo. Quindi, o era un proto essere umano proto Pokémon quando erano ancora uniti, o peggio ancora, era un Mew. Il che spiega perché i Mew, oltre a diventare gli altri Pokémon, si siano definitivamente o quasi estinti. Leggiamo. Fiabe della regione di Sinnoh. Leggiamo la prima. Dopo aver mangiato i Pokémon catturati in mare o nei fiumi, ringraziali per il pasto che ti hanno fornito e puliscine bene le ossa. Quando le ossa saranno del tutto ripulite, restituiscile alle acque. I Pokémon torneranno con un corpo nuovo, con una nuova vita e il ciclo sarà completo. Che è anche un po' quello che succede a Bask Legion. Lui assorbe le anime dei morti caduti, dei suoi simili morti mentre cercano di risalire la corrente. Più o meno. Poi vedremo in Leggende Pokémon. Devono approfondirlo. No, se lo approfondiscono, perché devono. Ho sete di conoscenza ora. Fiaba numero 2. C'era una volta un Pokémon che viveva nel bosco. Nel bosco il Pokémon si spogliava della pelle per dormire come un essere umano. Ok, questa non me la ricordavo. A suo risveglio indossava di nuovo la sua pelle e si avventurava nei villaggi. Ok, questa è un po' strana. Non so come interpretarla. Un Pokémon che nel bosco si spoglia, dorme come un essere umano, non che è un essere umano. Ma qual è quel Pokémon che si toglie la pelliccia? Comunque leggiamo la terza, che è quella che ci interessa. Un tempo i Pokémon erano molto vicini agli esseri umani. Un tempo Pokémon ed esseri umani mangiavano alla stessa tavola. A quel tempo era normale perché non c'erano differenze tra di loro. Ora,
Spieghiamola. Un tempo, Pokémon ed esseri umani erano soliti celebrare matrimoni tra di loro. Ve la spiego meglio? Un tempo, Pokémon ed esseri umani si sposavano tra di loro. I Pokémon si sposavano con gli esseri umani e gli esseri umani si sposavano con i Pokémon. Un tempo Pokémon ed esseri umani mangiavano alla stessa tavola, ci fa comunque capire che non c'erano differenze, come appunto afferma questa seconda parte. Ma il fatto che si sposassero tra di loro, un Pokémon e un umano si sposassero insieme, accentua ancora di più il fatto che non c'erano differenze. E quindi, se tu trovi che un Pokémon è attraente fisicamente, non solo a livello emotivo, anche fisicamente, quindi vuol dire che erano per forza uguali e non c'erano differenze, quindi il proto-essere primordiale, il proto-Pokémon e il proto-essere umano erano la stessa cosa. Ma allora mi chiedo io, qual è il vero mito di Pokémon? Il mito della creazione o il mito dell'evoluzione? Si potrebbe dire entrambi. Arceus ha creato tempo e spazio, ha creato i tre Pokémon che appunto gestivano le emozioni, che poi le hanno donate agli esseri umani e ai Pokémon, agli esseri viventi, e poi se ne è sbattuto, ha detto fate, a meno che nell'intento originario di Arceus non ci fosse deve nascere la vita, la facciamo nascere dal mare, perché c'era solo il mare. Era solo acqua prima, infatti i tre Pokémon dei laghi si immersero nelle profondità e tornarono con il potere di creare nuove terre. Quindi una volta c'era solo acqua ed Arceus aveva pensato alla vita nell'acqua. Ed è da lì che appunto viene il mito dell'evoluzione, dall'acqua, del pesce che diventa scimmia che poi diventa essere umano. Quindi riporta. Le terre sono emerse dopo che la vita si era già formata e il desiderio di quell'essere antropomorfo di vivere sulla terraferma l'ha fatto poi scindere in due esseri completamente diversi. Sì, però qui si parla di tempi molto più antichi di leggende Pokémon. Questo sarebbe l'inizio, cioè la creazione di Sinnoh, l'inizio che appunto ancora si sposavano e mangiavano alla stessa tavola. Il ragazzo di Rupepoli che squartava e uccideva e mangiava. E poi Pokémon che si sono nascosti. E infine che sono tornati a mostrarsi agli esseri umani dopo quanti anni? 100, 200, 1000, non si sa. Non si sa quanti anni siano effettivamente passati. Non si sa il grado di tecnologia che esiste nel mondo Pokémon. Loro potrebbero essere anche nel futuro. Non sappiamo se leggende Pokémon è ambientato nel 1800 o nel 1000 o nel 3000 o nel 4000, non si sa quando è ambientato, è comunque passato. Ma dovranno esserci risposte. Amo Sinnoh e la sua mitologia. Questo è l'unico gioco Pokémon che ha un po' di vera, non trama, ma di vera lore. La lore di un videogioco è quella che veramente ti spiega tutto per filo e per segno, o quasi. È ovvio che poi alcune cose devono essere lasciate all'interpretazione della persona che gioca, ma ragazzi, questa qui è forse una delle cose su cui più mi potrei intrippare di Pokémon. È fighissima sta cosa. La cosmogonia di Sinnoh è pazzesca, ragazzi, però ora affrontiamo la palestra. Con lui non ci volevo più parlare dopo quello che mi ha detto l'altra volta. Perché ha detto che fa i complimenti a tutti. Dice, lo sai che dico così a tutti, vero? E io sono un po' morto dentro. Ciao, futuro campione! Il capo palestra locale è esperto di Pokémon di tipo acciaio. I Pokémon di tipo acciaio hanno ottime capacità difensive, quindi devi colpire forte. Ok. Vorrei umiliarlo con Mint. Dunque, iniziamo, va. Farò combattere un po' Mint perché ha doppio calcio, quindi sì. Il tipo acciaio rappresenta l'inflessibilità. Se non ci si arrende mai, la via per la vittoria si svela da sé. E va bene, ci sta comunque. Vediamo un po' alla cintura nera che cosa ci manda incontro. Michelino! Steelix, questo fa male. Accidenti. È un po' un serpentello, un po' piccolino. Lei è tutta quanta... Doppio calcio!
Che errore. Cambio. Oh, ed è finita. Bene. Oddio. 8, cioè 4 doppio calcio, quindi 8 colpi inflitti. Però è stato buono comunque. Beh, a parte che Stilix è testardo, cioè mandare giù è impossibile. Quindi è normale che ci abbia messo un po' di più. Allora, dove si va per di qua? Però affrontiamo tutti, io affronto tutti. Non lascio nessuno. Poi tanto taglio, però il capo palestra no. Il capo palestra e lo sfidante sempre interi. Oddio, contro Onix effettivamente un gelo pugno sarebbe stato meglio. E se non c'era il brutto colpo di doppio calcio, non faceva metà vita doppio calcio. Quindi gelo pugno era più forte. Vabbè, gli Onix acciaio. No. Non è acciaio mai. Ok, qui quindi si scende. E mi sa che è la strada giusta, eh. Se mi ricordo bene era questa. Anni e anni di esperienza. Questo è ciò che fa di un allenatore un fantallenatore. Ora te lo dimostrerò. Bene. Quindi l'esperienza, lotte senza fine. Allenamento. Vai, Scorupi. Ok, vabbè, proprio sul muso, con quei denti la Chip Skylark, che però quando Mega evolve proprio peggio. Brutto colpo, sì, ma dove? Non serviva brutto colpo, è da stab. E facciamo un 2x, dai. Poi Zuffa ha un base power che... Mi viene voglia di cantare una ninna nanna. Ninna. E se ti addormenti, mi addormenterò. Canzone di una band che nessuno conosce, purtroppo. Però molto validi. Ok, qui si va in su, se non ricordo male. E mi ricordo male, quindi... Ma chissà perché c'è un allenatore a guardia proprio di quella piattaforma lì e non quella sotto. Level design, certo. Vediamo quindi se la strada giusta era questa. Sì. Ok. Così va, c'è un'altra cintura nera. Yaha! Ci faremo valere a suon di mosse di judo super forti. Può essere. Allora. Qui si prosegue, quindi. Oppla. È un po'... Ok, ci siamo. Dunque. Acti. Che Acti? Tanto qua è terra. Qua è terra roccia, oltre all'acciaio. Concentrandoti solo su un tipo puoi vedere la forza e la debolezza di quel Pokémon. Ma la cosa buona del tipo acciaio è che è resistente al veleno. Immune. Non resistente, immune. Diverso. Anche se poi ci sarebbero modi e modi. Ma poi che cavolo c'entra un Azuril qua dentro? Azumarill, vabbè, sì. Cosa c'entra che è acqua? Ok. Oia. Eh sì, ragazzi, ci siamo. Quella rossa ci porta dal capo palestra, che sta più in alto di tutti. Questa non è una palestra, questa è una città. Anche perché, scusami, da qua, quando da fuori vedi la palestra, no? A meno che non è una di... Quando entri non sei in una dimensione parallela. Siamo pronti, Ferruccio? Bello. Però troppo ridere. Ah, questa è la medaglia della palestra di Mineropoli. Allora hai battuto mio figlio. Beh, non mi sorprende, ha ancora così tanto da imparare. Se lui non ti ha battuto, lo farò io, Ferruccio. Vuole vendicare suo figlio. Ha fatto la posa del samurai kabuki. Quelli che fanno teatro kabuki. Lui è un simpaticone. Beh, questo è acciaio in effetti, non è terra. Ok. Ah, con sti brutti colpi, basta! Basta! Distorto zona. Acqua getto, che chi se ne avvantaggia, scusami, Dai. Io, me lo avvantaggio io. Dottor di raggio no, però. Non dovevo dargli i baccachi. Quindi in teoria i kaki fanno sparire mal di testa, in teoria. Beh, il mondo Pokémon qualcosa insegna allora.
Ok, guarda, tutta la messe. Distorto zona, confusione, terra in pesta. Manca solo uno status e ci siamo. O ricarica totale, perché no? Cos'altro fa? Confusione? Cos'altro gli è rimasto? Voglio vedere che attacco c'ha ora. Non l'ha fatto? Non ha attaccato? No, ha caricato tale. Cannon flash, ok. Ok, la no, tempesta no. Peccato. In genere può durare da 2 a 5 turni. Però la distorto zona dura 5 turni ed è finita. Quindi questo mi dà la possibilità di non attaccare. Prendo il cannon flash. Prendo il cannon flash, tanto. Ah, è vero, stordiraggio c'ha, mamma mia. Stavo a pensare che era ancora Acti. A posto, dato. Quindi, prossimo turno la tempesta di sabbia cessa. Driftlim al 33, ottimo. Ah, questo ora, ok. Meglio. Manda Stilix, ok. Vabbè, i prossimi me li faccio tutti quanti con Anasia. Non c'è problema. Ah, ne ha solo tre lui. So anche qual è il prossimo, allora. I cippelli ti piacciono proprio, fare chip. Cacchio! Cacchio! Ma come sarebbe che non l'ha mandato giù? Ehi! Wow! Mi dispiace, ma ho pugno rapido, quindi sono più veloce. Però anche tu sei veloce. A terremoto? Abbattimento ce l'ha! Sganciapesi? Vediamo un po'. Vabbè. Sapevo. Devo aspettarmelo. La dimensione distorta torna alla normalità. Perfetto. Acqua risale. Beh. Voglio dire. Dai. Evux al 44. Brava tatina. Abbastiodon. Ok. Preparati ad affrontare il mio ultimo Pokémon. Adesso facciamo sul serio. Ma non è vero. Non farei mai sul serio tu. Perché ti faccio acqua di sale? È forte tanto quanto acquaggetto. 60 e 60 entrambe. Mi pare strano che acquaggetto abbia 60. Comunque. Tant'è. Con Baccacedro. Fulmine! Non va bene. Se mi becca mi farà male. Non è brutto colpo? Come ho fatto? A meno che acqua di sale non consideri il fatto del danno che ha fatto prima e non conti Baccacedro. Può essere. Comunque, medaglia conquistata. Medaglia cava da Ferruccio conquistata. Dovrei recuperare le altre medaglie ora che ci penso. Puoi usare la MN Forza con il Pokécron, al di fuori della lotta. Ora hai 6 medaglie, ciò significa che tutti i Pokémon fino al livello 70 ti ubbidiranno senza problemi. Ecco qui, prendi anche questi strumenti, i bolli, grazie mille, e la MT-91, delle MT-91, che sono Cannon Flash, ok, puoi diminuire la difesa speciale. Allora prendo queste piccole piattaforme e me la squaglio da qui.
Sempre un piacere affrontarla, Ferruccio. Certo che metterne una che vada da là a là, no. Era troppo lavoro. Mamma mia. Volendo, ora potrei anche tornare. Va bene, e quindi ora? Complimenti, Link, hai battuto il capo palestra. Ottimo lavoro, ora hai 6 medaglie. Lasciamelo dire, stai diventando davvero un allenatore fortissimo. Puoi dire tranquillamente in giro che vuoi diventare campione. Nessuno ti riderà dietro, hai tutto il mio sostegno. Questa volta è sincero. Credo. Oh, Barry! Ehi, hai ottenuto la medaglia cava, complimenti! Penso che tu sia abbastanza forte da diventare campione. Però io sono più forte di te, quindi questo non accadrà mai. Dai, Link, vieni con me in biblioteca. Ma ci sono già stato. Cosa vuoi, Barry? Cosa vuoi? Vabbè, andiamo in biblioteca a vedere che succede, poi magari terminiamo l'episodio. Comunque sia, Barry, sappi che ho letto già tutti quanti i libri perché io sono un avido lettore e perché mi piace parlare di Pokémon in generale. Vieni, Link, da questa parte. Ma che è? Che succede? Oh, il vecchio rovere! Eccomi, nannetto. Sono andato a prenderti, Link. Ok, io vado allora. A dopo. Ok, capisco. Oh, quanto è triste. Bene, ci siamo tutti finalmente. Link e tutti gli altri. Ascoltate bene. Nel caso qualcuno l'avesse dimenticato, io studio l'evoluzione dei Pokémon. Ma più studio e più aumentano gli interrogativi. Alcuni Pokémon si evolvono, altri no. Ma perché c'è questa differenza? I Pokémon che si evolvono sono forse quelli biologicamente più immaturi? Se pensiamo a Mr. Mime, potrebbe essere questa la causa. Mr. Mime, fino a che non arriviamo a Galar, non sapevamo avesse un'evoluzione. Quindi magari quelli di Kanto non sono abbastanza a loro agio nella regione per evolversi. Non ci sono le condizioni climatiche che diano loro l'input per evolversi, anche se però Mr. Mime è regionale e per questo si può evolvere, quindi dipende dal Pokémon alla fine, sempre dal Pokémon, se è adatto, se è nelle condizioni che gli permettono di evolversi. Ecco, questo forse. Deve trovarsi in una condizione tale che dice devo evolvermi per sopravvivere. Questo forse è. Se così fosse, cosa dobbiamo pensare dei Pokémon leggendari che non si evolvono? Sono forse creature perfette? È qui che viene il bello. Sembra che nei tre laghi di Sinnoh ci siano dei Pokémon miraggio. Se riuscissimo a raccogliere dati su di loro, potremmo saperne di più sull'evoluzione. Ho bisogno di aiuto da ognuno di voi per questo progetto. Vorrei che mi aiutaste a trovare questi cosiddetti Pokémon miraggio. E come? Io non ho nemmeno ricevuto un Pokédex. E di chi è la colpa? Non sono io quello che è corso via prima di ricevere il Pokédex. Ad ogni modo non importa. Vedere Pokémon con i propri occhi è molto più importante per diventare allenatori esperti. Conti pure su di me. È anche un'ottima scusa per riempire ancora un po' il mio Pokédex. Link, vieni anche tu, vero? Beh, in caso contrario vi avrei comunque costretti ad andare. Dunque, i laghi sono tre, e casualmente voi siete tre. Quindi direi che potreste dividervi a indagare separatamente. Lucinda, tu vai al lago Verità. Va bene! Barry, voglio che tu invece vada a indagare al lago Arguzia. Dovrei arrivare fino a Vannevepoli. Il percorso è impervio, c'è bisogno di un allenatore in gamba. Fantastico! Donnetto, lasciatelo dire, hai davvero occhio quando si tratta di allenatori forti. Quindi resta Link che andrà al Lago Valore. Se non ricordo male è tra Rupepoli e Pratopoli. È finito? State tutti bene? Usciamo, facciamo attenzione. Non sappiamo in che condizioni potrebbe essere la città. Sì, ma spiega cos'è successo? Un terremoto, una bomba, qualcosa che è caduto? Forza, Link, sbrigati. Ma fai attenzione alle scosse di assestamento. E tu che mi dici? Mi sembra di ballare ancora. Anche se la scossa è finita mi tremano ancora le ginocchia. Beh, potevano farla un po' meglio, scusatemi. Sopravvivere alle calamità, bravissimo. Vediamo un po'. Allora? Quel tremore non era per nulla naturale. Era un marinaio. Ehi, avete sentito? È appena accaduta una cosa tremenda.
Sembra che ci sia stata un'esplosione al lago Valore. Boom! Ha fatto proprio così. Nonnetto, io vado al lago. Ho un terribile presentimento. Già. Quel ragazzo non riesce a star fermo un momento. Però devo ammettere che anche io sono curioso di sapere di cosa si tratta. Non ho idea di cosa stia succedendo al lago Valore, ma dobbiamo scoprirlo. Ma prima che tu vada, lascia che ti ricordi di essere sempre molto cauto. Noi ti raggiungeremo non appena avremo ispezionato il lago Verità. Andrà tutto bene, Link, non ti preoccupare. Allora vado al lago, nonnetto. Ok. Ragazzi, ragazze e amici non binari, nel prossimo episodio andremo a indagare al lago Valore ciò che sta succedendo. Chissà cos'era quel tremore. Non era naturale, quindi era causato dall'uomo. Vedremo nel prossimo episodio. E come sempre vi ricordo che in descrizione il link per Instagram e Telegram. E se ancora non siete iscritti al canale, fateci un pensierino che tanto è gratis. E noi ci vediamo, ovviamente, ad un prossimo video. Bye bye.